siamo qui al Centro Sportivo Marca con la seconda giornata del torneo Unileague. Siamo qui con Matteo Pozzo, capitano della squadra di Anisport. Questo esordio, la prima partita è andata male. Oggi è andata bene, avete vinto 2-1. Mi sai dire che cosa avete cambiato rispetto alla partita precedente? Allora, innanzitutto voglio ringraziare l'organizzazione del torneo, perché l'altra volta eravamo un po' demotivati e quindi non eravamo assai invitati. Quindi per quanto riguarda oggi è stata una bella partita, combattuta, e abbiamo visto il bel gol di il nostro numero 7, Bruno Principato, e ce la siamo giocati oggi, perché forse abbiamo una speranza per qualificarci e tutto dipenderà dalla prossima. E poi c'è stata qualche polemica, c'è stata, infatti andiamo a vedere poi la moviola nelle prossime giornate. Questo. Bravo! Allora, in bocca al lupo e alla prossima. Arrivederci. Ciao. Siamo qui con Stefano Pirrone, componente della squadra Book Café. Stefano, com'è andata oggi la partita? Beh, sicuramente rispetto alla prima abbiamo sottovalutato gli avversari, siamo entrati in campo senza motivazioni, abbiamo sbagliato tutto quanto. Spero che ci rifacciamo alla prossima, anche se sarà un po' difficile, però credo nei ragazzi. La squadra è completa, faccio complimenti agli avversari per la bellissima partita che abbiamo visto. Quindi pensate di riuscire a superare questo? Sì, abbiamo tutti i mezzi per poterlo fare, sicuramente non ci tireremo indietro. Spero che questa volta ci vada bene tutto quanto, non come oggi. In bocca al lupo allora e alla prossima. Ti ringrazio.